E in conclusione, cara Sonia, sì, abbiamo il maestro di vita proprio, lui è proprio è un guru. Si chiama Enrico Ariemma, è una persona straordinaria che adesso ascolterai, grande cultura, grande spessore umano, e sicuramente ci dirà la sua sulla parola amicizia. Anche se avrà pochi minuti per farlo, però pochi minuti meglio di niente. Eccogli, risposto. Sì, tra poco l'avremo in diretta. No, diciamo a microfoni spenti, ma aveva scritto: c'avevo la suoneria bassa. Enrico. Suoneria bassissima, sì. Ciao. Mannaggia. Ciao. Caro Enrico, ciao. Hai 3 minuti per sciorinare la tua cultura e il tuo spessore sulla parola amicizia, tuo punto di vista. Ho talmente poco da dire a quest'ora. Niente, ti dico che è un bel valore, ma è complesso, è complessissimo più dell'amore sotto certi aspetti, perché è più complesso, entrano in gioco più cose, entra meno in gioco la pancia e più la testa, insomma è una bella sfida l'amicizia, secondo me. C'è un nome che ti viene in mente? Proprio il primo nome che ti viene in mente quando dici: com'è il tuo migliore amico o la tua migliore amica? Guarda, della mia migliore amica taccio. Perché credo poco nell'amicizia tra uomo e donna. Poi ne parliamo se vuoi. Mentre è normale che una donna creda nell'amicizia fra donna e uomo, perché credo che proprio i meccanismi, diciamo, dell'attivazione di certe passioni, di certe pulsioni siano diverse tra uomo e donna. Quindi proprio strutturalmente siamo diversi. Sì, strutturalmente sì, no. Beh, questo diceva Nietzsche, adesso mi fa il professore, insomma, in al di là del bene e del male c'è un aforisma meraviglioso su questo, dice che le stesse passioni hanno tempi diversi, uomo e donna, e questo genera fraintendimento. È una parola tedesca meravigliosa, cioè voglio dire, c'è secondo me una diversa concezione a monte, che poi è anche figlia, diciamo, di quella biforcazione, no, del pensiero. L'uomo, come sai, ragiona con le zone centro-meridionali e centro-settentrionali staccate, sì, laddove la donna invece no. Quindi questo secondo me è un elemento, insomma. Quanto al nome, senti, ma te lo dico, c'ho un amico giornalista, sì, che si chiama Angelo. Che tra l'altro sta sopra di me, nel senso che io abito, insomma, abito sotto Viale Raffaello, lui praticamente vede il suo balcone da qui. E insomma ti dico che ha vinto per 3 anni il trofeo, il pallone d'oro, diciamo, il trofeo dell'uomo, un amico dell'anno che io istituisco, ma sul serio, fra il gruppo ristretto dei miei amici. L'ha vinto per 3 anni consecutivi. Infatti, io adesso portami la coppa a casa e l'anno prossimo se ne parla poi. E allora voglio fare il candidato anch'io, dai. Beh, ma a te devo chiamare la carriera, insomma, questo. Ad onore. Ad onore. Vabbè, ti lascio fare una domanda anche dalla nostra Sonia Sodano, giornalista, scrittrice, che è qui accanto a me. Certo, la conosco. Ah, va bene. Allora, io volevo chiederti, mi permetto di darti del tu. Niente di me. Secondo te, un'amicizia può diventare amore per quanto riguarda gli uomini e le donne? Tu mi dicevi che non credi appunto nell'amicizia tra uomo e donna, però può diventare amore, nel senso, una donna che si approccia ad un uomo soltanto come amico, si può innamorare secondo te? Non lo so, mi è capitato di percepire, diciamo, una attenzione magari da parte di persone, di donne che io pensavo fossero amiche da tempo, quindi potrebbe essere come dici, però io parlo poi dell'esperienza mia personale, dell'esperienza attiva, diciamo, personale nella relazione a due. Io sono sempre stato vittima proprio seriale di colpi di fulmine. Quindi una cosa, come dire, di un luogo comune quasi, no? Il colpo di fulmine. Ma non mi è mai capitato di provare poi un'attrazione, un interesse forte che andava modificandosi nella direzione dell'amore verso una persona che ritenevo fosse amica. Enrico, siamo nell'ultimo minuto. Quindi io ti dico, intanto pensa all'argomento, perché io ho detto ad Enrico Carasonia di pensare a un argomento a lui congeniale, poi sì, viene qui accanto a me e stiamo 2 ore insieme a chiacchierare con gli amici. E lo facciamo. Quindi inizia a pensare. Grazie, buonanotte.